La domanda risponde. La domanda è: sei contento della vita che hai passato? Sei contento di quanto hai fatto nel teatro? Sei contento di quanto hai fatto nella vita? Beh, devo dire di sì, perché mi sono formato una famiglia. La cosa più importante della mia esistenza è stata ed è ancora la famiglia. E siamo molto legati, perché ci sentiamo da un momento con l'altro, ci telefoniamo 10 volte al giorno, vogliamo sapere esattamente tutto di noi. Ed è una famiglia d'arte, una famiglia artistica. Perché per evitare di andarmene via da solo e lasciare la famiglia a casa 5-6 mesi, tutti sono stati impiegati nel teatro. Mia moglie ha fatto la prima donna nelle operette, mia figlia è stata la prima attrice giovane nelle mie compagnie di prosa e gli altri miei due figli, Fabrizio, il primo è diciamo, stato un tecnico eccellente, oltre che un ballerino. E l'altro, Matteo, il figlio mezzano, quello di mezzo, a un certo momento, è stato cantautore e nello stesso tempo attore. Con un patrimonio artistico così, io giravo l'Italia e stavo tranquillo. Compagnie di operette di 50-60 persone, aziende vere che mi portavo in giro perché bisognava provvedere a tutto, agli alberghi, a mangiare, a sistemarci, eccetera, eccetera, ma però la famiglia era con me. La famiglia è stata la grande forza che mi ha permesso di poter arrivare alla bellissima età di 77 anni. Bellissima per modo di dire, no? Si dice perché avrei voluto averne 30 in questo momento, pieno di idee, pieno di energie e con la voglia ancora di fare. Cose che in teatro certe volte possono anche non capitare.